Ma come si... aprire, ragazzi, devo, vediamo assieme, ragazzi, secondo me, conoscendomi, già potete sapere di che cosa si tratta. Ciao ragazze, ciao ragazzi, è così strano tornare a filmare dopo 2 settimane che non ho filmato, a parte il video che abbiamo registrato con Andrea, che però appunto abbiamo registrato qualche settimana fa, quindi, cioè qualche, sì, 1 settimana fa, 10 giorni fa, quindi è strano tornare a filmare, ragazzi, mi sto impreparando, non so quasi più parlare, quindi iniziamo questo video che è un super video, ragazzi. Ho fatto tanto shopping nell'ultimo periodo e tutte le cosine di Givenchy, Louis Vuitton, Fendi, Chanel e altre cosine ancora che vi devo far vedere, le raggrupperò tutto in questo video, sono tutti i miei acquisti pazzi come al solito. Il background è ancora in lavorazione, ragazzi, nel senso che sono ancora in work in progress in casa nuova e non so bene dove mettere la postazione filming. Fatemi sapere come vi sembra comunque l'illuminazione, il background, se è un pochino meglio rispetto a quello che avevo prima, ma non credo che comunque questo sia definitivo. Prima di lasciarvi il video vi ricordo solo di iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto qua sotto e di mettere like al video se vi piace. Allora, iniziamo. Con cosa inizio, ragazzi? Di solito quando faccio i miei video haul super pazzi, super lussuosi, eccetera, non metto cosine di make up, però stavolta voglio fare un'eccezione perché ho fatto degli acquisti da Sephora e ci tengo a precisare che non sono prodotti che mi sono stati inviati, sono acquisti che ho fatto io e ci sono anche delle cosine luxury di Chanel, quindi vi faccio vedere anche quello che ho preso da Sephora, ragazzi. Dovete sapere che in Olanda non c'è Sephora, c'era ma l'hanno chiuso e for whatever reason non sono d'accordo, comunque questo già lo sapevo, e praticamente si può ordinare soltanto sul sito Sephora Francia e quindi questi sono gli acquisti che ho fatto sul sito Sephora Francia, appunto, ripetiamo le stesse cose, Nicole. Questo per dirvi che se ci sono cosine che magari in Italia non ci sono è perché appunto le ho prese sul sito francese. Allora, qui che cosa c'era? Non lo so, ho già scartato. Allora, poi c'è, non lo so perché, allora iniziamo da questo che è un omaggio, mi hanno regalato questa pochettina, tutta molto carina, glitterata, che ho apprezzato molto. Non mi ricordo di aver mai ricevuto regalini da parte di Sephora Italia quando facevo gli ordini, ma scrivetemi nei commenti se sbaglio, può anche essere. Poi, allora, ho preso, non so perché, ma nonostante io abbia tantissime creme corpo, perché dovete sapere, io ho un problema. Allora, il mio problema è, oltre allo shopping compulsivo, il mio problema è che ho i piedi e in modo più specifico i talloni estremamente estremamente secchi, ragazzi, cioè devo mettere crema, cioè devo idratare i miei talloni almeno 2 o 3 volte al giorno, cioè quando mi sveglio dopo aver fatto la doccia, a fine giornata e a volte anche a metà giornata devo idratare i miei talloni perché, ragazzi, sono super super secchi e quindi mi sono stufata di usare solo lozioni idratanti e ho preso Burry Super No trienti, ok? Sono impazzita, ho comprato solo il burro per il corpo. Andiamo a vedere che cosa ho preso. Allora, prima questo di Coco and Eve, che è, loro lo descrivono come Body Moisture Whip, quindi whipped cream sarebbe la panna montata, quindi praticamente una panna, un burro panna super nutriente, non solo idratante. E questo l'ho visto ovunque, pubblicizzato da tutte le influencer su Instagram, ma ci tengo a precisare che io l'ho comprato. E ragazzi, ha un profumo buonissimo, è super super denso e non so come sarà naturalmente, ma wow, sembra super idratante, sembra veramente molto nutriente. Uno degli idratanti che mi era piaciuto tantissimo era quello alla banana che avevo comprato, no, che mi aveva mandato Carlita dal suo shop, e ragazzi, quella era fantastica, l'ho finita. Adesso vediamo come sarà questa. Notare che io appunto acquisto burro per il corpo ma lo uso solo per i piedi perché sul corpo non ho bisogno di idratazione così forte. Poi sempre, scusatemi comunque se boccheggio e sto sudando e mi vedrete sudare anche in faccia probabilmente, ma ci sono tipo 35 gradi in Olanda e qui nessuno ha l'aria condizionata, quindi mi sta un po' mancando la mia aria condizionata in Italia. Comunque, ragazzi, poi ho preso questo Body Shea Butter All Day Body Hydrator, 93% di ingredienti di origine naturale. Non ho ancora aperto questo, apriamolo, vediamo com'è. Io devo annusare tutto, quindi se ce la faccio. Wow, anche questo ha un profumo molto molto buono, ragazzi, e anche questo è come piace a me, cioè super super denso. Non voglio, cioè questi sono gli unici idratanti che voglio per i miei piedi, lo so, ragazzi, TMI, too much information riguardo i miei piedi, ma
Questo è il perché di tutti questi idratanti, nonostante io già ne abbia a migliaia, ma mi servono burri. Mi serve burro, ragazzi, burro per il corpo, roba super densa, i miei piedi praticamente si bevono tutto. Ah sì, poi ho preso questi che non avevo visto sul sito italiano, magari ci sono, non lo so, però sono degli idratanti anche questi, però non so se si vede i colori. Allora, questo è Unicorn Fruit, guardate che meraviglia questi colori, wow, è super solido, no vabbè, adoro, adoro ragazzi, anche il profumo è, anche il profumo è la fine del mondo ragazzi. E poi ho preso sempre della stessa linea anche Coco Rose Fudge, che è appunto uguale all'altro, però è rosa ed ha questo brunissimo profumo di, ragazzi, di rosa, non ha niente di cocco onestamente, ha solo profumo di rosa ed è proprio, non lo so, tante volte quando acquistiamo le cose che profumano di rosa hanno un profumo che, cioè, non è proprio di rosa, diciamo, questo invece profuma proprio di rosa. Io che descrivo le profumazioni è un'esperienza quasi mistica, ragazzi, che sono completamente negata. Poi ho preso, allora, ho preso 3, 4, 5, oh mio Dio, forse ho un po' esagerato. Allora, una già la sto utilizzando, quindi ho preso 6 beauty blender. Non so se mi sono sbagliata o se le ho ordinate, cioè se volevo ordinarle veramente 6 o no, non mi ricordo. Che dovete sapere, io a volte faccio shopping tipo la sera prima di andare a dormire, che non connetto e poi non mi ricordo cosa ho acquistato. Quella sera dovevo essermi messa in testa che ho disperato bisogno delle beauty blender, ne ho prese 6, tutte dello stesso colore ragazzi, sono quelle rosa chiaro. Come sapete non mi piace acquistare, non le acquisto più quelle fucsia, perché da quando ho notato che lavandole perdono colore, io essendo così chiara di carnagione rischio veramente di avere il colore fucsia in faccia, perché la spugna perde colore, non è una cosa che apprezzo. Poi, allora, vabbè, ho preso Cotton Fioc, ragazzi, aiuto, è volato, se n'è andato. Beh, abbiamo l'altro, ho preso questi Cotton Fioc Organic Cotton e basta, insomma, confezione super riciclabile però senza plastica, che ci piace molto. E poi appunto arriviamo alle cose, ah no, poi ho preso anche due beauty blender, come si chiamano? Blender Cleanser Solid, sono dei, anche qui due, ne ho preso uno, non mi bastava, io faccio shopping così, e meno male che non ne ho presi 6, a questo punto mi è andata bene. E queste sono delle barrette di sapone con un cosino di gomma sotto dove appoggiarcele per pulire la beauty blender, perché si può utilizzare una qualsiasi barra di sapone, è vero, ma io i miei saponi sono quasi tutti molto idratanti e quindi tendono a non pulire tanto bene la beauty blender, perché hanno anche questa cioè funzione idratante. Io non voglio che le mie beauty blender siano idratate, io voglio che siano più pulite possibile. E poi arriviamo alle cosine di queste Chanel, che come dicevo prima sembravano 600, in realtà ho preso tutta roba abbastanza, insomma, standard da Sephora, ma ho preso anche due cosine di Chanel, ragazzi, e per provare la linea, non che io non avessi mai provato la linea skincare make up, però era da un po' e che non facevo acquisti di Chanel beauty o make up, e soprattutto ho preso due cosine di cui ho sentito parlare tantissimo ma che non ho mai visto di persona. E quindi il primo, ragazzi, sì lo so, è molto extra, molto però ho preso Lean Shower Gel di Chanel numero 5. Ho preso il doccia schiuma, il gel doccia di Chanel. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, probabilmente tantissimo. Ma questo, wow, anche la boccetta, devo dire, è molto molto carina. Posso dirvi la verità, cosa che sto già pianificando di fare una volta che finirò questo shower gel. Ovviamente io riempirò questa boccetta per l'infinito dei tempi che verranno con altro doccia schiuma, ma terrò questa boccetta per sempre. E poi volevo, fancy, o l'ho già rotto? Oh, wow, beh, il profumo è buonissimo, ma decisamente non ricorda, ma come si, non so aprire, ragazzi, devo onestamente guardare le istruzioni per capire come aprirlo, cioè non sto scherzando. Allora c'è scritto, no, c'è scritto solo close after use. Ok, io non so aprire. Ah, ok, credo di esserci arrivato dopo 6 ore, io veramente un ingegnere mancato. Allora ragazzi, praticamente così si apre, cioè che magari non ve ne frega, però clic, si gira e si apre da solo, a notare. Ah, fighissimo, e basta. E il profumo però è un po' una delusione, perché sa di agrumi, è molto buono il profumo, sa di agrumi,
di primavera, di estate, non lo so, è molto fresco, mi piace, però decisamente non sa di Chanel numero 5, non sa, non ha il benché minimo profumo che ha il profumo numero 5 di Chanel, quindi non so se è un caso oppure è lo stesso profumo, ma io non lo sento. Poi ho preso un'altra cosina di Chanel Beauty, che ragazzi è la crema mani. Allora, io vedo questa crema mani sui social ovunque da secoli e non l'avevo mai provata e ho deciso di prenderla. Non so perché io abbia acquistato una crema mani nel periodo in cui le creme mani non si acquistano per in estate praticamente, però io mi porto avanti, capito? E questa è appunto la crema mani, non è quella per mani ultra secche eccetera, è la crema mani normale, semplice, e sto avendo serie difficoltà anche a capire come utilizzare questa crema mani. Oh, vabbè, loro devono assumere tipo dei tecnici ingegneri pazzeschi per, non lo so, per disegnare sti packaging, oppure io ci arrivo veramente dopo un sacco. Praticamente si preme qua e dovrebbe uscire, sì, e dovrebbe uscire la crema. Io adesso ho le mani strapiene di crema, quindi probabilmente non saprò dirvi com'è, ma wow, il profumo è buonissimo e sembra idratante ma non appiccicosa, è molto molto piacevole da indossare anche adesso che fa caldo, quindi sicuramente è una crema che mi piacerà molto. E poi diciamoci la verità, il packaging è imbattibile ragazzi, è troppo carino. Poi ho visto degli orecchini da qualche parte su Instagram credo, e me ne sono innamorata, non mi ricordo però dove li ho visti, e sono questi, ovviamente ne ho acquistati troppi. Allora, si chiamano Jungle Tribe e non so leggere invece la scritta in francese, perdonatemi. Quindi allora, sono degli orecchini molto molto carini e allora, non sono tutti solo orecchini, perché questo è tipo un bracciale, manco mi ricordo cosa ho preso ragazzi, perché ho lasciato tutto in scatolato per questo video, sempre così, io lascio tutto lì per aprire e spacchettare tutto con voi, per godermi quel momento là, quindi non tocco niente e a volte non mi ricordo manco più cosa ho preso perché è passato troppo tempo. Allora, questa... questa non so se è una cavigliera, cioè ma cosa ho comprato? Sì, penso sia una, sì sicuramente è una cavigliera ed è dorata e ha questi dettagli con appunto leopardati e fucsia con un cuoricino. Poi altra cosina che ho preso e altro tattoo mi hanno spedito, questo è, il resto dovrebbero essere tutto orecchini. Questo è molto molto bello, wow, sono strafelice di averli presi, ve lo faccio vedere meglio. C'è questo orecchino dorato con questi diamantini e poi il dettaglio turchese e leopardato. E poi ho preso quest'altro orecchino stile spilla da baglia, anche questo è dorato e ha il dettaglio leopardato fucsia. E poi ho preso anche questo fucsia con i diamantini. Lo so ragazzi, volete che passi veloce allo shopping, quello succulente dei brand lussuosi. Iniziamo. Allora, ho preso una cosina da Givenchy, ragazzi. E questo acquisto è colpa di Carlita Dolce. Carlita, questo acquisto è colpa tua, perché io ho visto questa cosa su di te e me ne sono innamorata e sono andata subito a vedere se c'era sul sito e l'ho presa. Quindi colpa tua Carlita che mi fai fare shopping. Ah, ti mando un bacio se mi stai guardando, scrivetelo, taggate Carlita ragazzi. Comunque è assolutamente colpa sua se io ho fatto questo acquisto, non l'ho ancora spacchettato, avete visto dal fiocco che io non sarei mai in grado di fare da sola. Andiamo a vedere, dietro c'è il logo piccolino di Givenchy. Allora, wow, sono super emozionata ragazzi, spero che sia bella come nelle foto di Carlita e spero che mi stia bene così come sta bene a lei. Che cosa è caduto? Ah, c'è il tag, l'etichetta con la taglia. Ho preso un XS ragazzi, adesso vediamo e commentiamo. Allora, questa è la carta, strappiamo tutto con violenza, yeah! E questa è la t-shirt, questo un foglio. E questa è la t-shirt ragazzi che ho preso ed è un XS, cioè notare ragazzi, notare, io ci ballo nell'XS perché sono taglie oversize e quindi non volevo avere l'ennesima t-shirt gigante e quindi ho preso la taglia più piccola che c'era, ci fosse stata una XXS l'avrei presa.
ma non c'era, e questa è la XS, che presumo sia anche la stessa taglia che ha Carlita, perché lei è comunque magrolina e a lei sta bene, quindi spero che anche su di me non sia troppo grande. Comunque questa è appunto la t-shirt bianco, ottico bianco, perché sapete mi sta molto male il beige, il crema, è qualsiasi bianco che non sia bianco quello puro, quindi bianco puro con semplicemente il logo Givenchy, però fatto un po' come se fosse grattato via, insomma, quindi è un pochino modernizzato. Poi non so con che cosa proseguire, abbiamo ancora Fendi, Louis Vuitton e Chanel. Allora, io direi Fendi, così ne approfitto e vi dico anche perché ho acquistato questa cosina. Allora, mi è arrivata in... no, non vi faccio vedere magari l'indirizzo. Mi è arrivata in questa box che io ho solo aperto per vedere di che cosa si trattava, ma non ho guardato quello che ho acquistato. Potete vederlo dal sigillo che è ancora intatto, ragazzi. Nel frattempo appunto mi sono arrivate queste cosine, mi arrivavano e le mettevo da parte per poter filmare questo video e farvi vedere tutto come farei con delle amiche. Questa è semplicemente la fattura e qui c'è il mio nuovo acquisto. Quindi andiamo a strappare il sigillo. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Oh, ok, c'è anche la borsetta molto carina. Eccola qua, che carino il fiocchetto. Quando faccio acquisti, ragazzi, faccio sempre fare il pacchetto regalo, nonostante sia per me, perché è così bello ricevere il pacchettino con il fiocchettino, no? Ta-da! Allora, ok, emozionata di vedere, soprattutto di provare questa cosa, perché se non mi va bene sono completamente fregata, ragazzi, perché io oggi siamo il 16 e io tra pochi giorni parto per la Sicilia, ragazzi, e devo per forza avere... Ta-da! Adesso vi faccio vedere. Ma che carina questa dust bag, molto bellina. C'è anche il logo Fendi black su black ma lucido, molto bella, perché tra l'altro è anche completamente impermeabile all'interno ed elasticizzata, molto molto utile, diciamo l'altra 50 e all'interno c'è... Ta-da! Ho preso il mio primo costume di Fendi, e che in realtà penso che sia anche il mio primo costume luxury, perché non ho mai acquistato costumi nei negozi dove vado di solito, cioè negozi di questo tipo, non so perché, ma quest'anno ho voluto, in realtà mi piaceva, vi metterò la foto qui, mi piaceva tantissimo questo costume di Chanel. Ho già provato a prenderlo l'anno scorso, ma l'unica taglia che era rimasta era troppo grande, e quest'anno avevano ancora questo costume nella mia boutique Chanel di Venezia, però ragazzi non offrono il servizio tailoring per poterlo rimpicciolire e io non mi fido a prenderlo e a portarlo qui da una persona che non è, cioè che non lavora per Chanel, per farlo stringere, no? Quindi mi è dispiaciuto tantissimo, perché io ero innamorata di questo costume, però aspetterò, magari il prossimo anno ne uscirà uno più carino. Invece i costumi di quest'anno di Chanel non mi facevano impazzire, onestamente, quindi ho cambiato proprio brand, e poi c'erano anche quelli di Dior che mi piacevano, però alla fine ho trovato questo di Fendi, e c'è sia con interno e bordi neri che con interno e bordi marroni, che è appunto la versione bianca che ho preso io, che mi piaceva di più, e quindi questo è il pezzo sopra del bikini e questo e il pezzo sotto del bikini. Allora, però in realtà non è che questo acquisto Louis Vuitton sia da meno. Fattura, box, ta-da! E non è una borsa, vi avviso che non è una borsa. Se avete pensato che sia una borsa vi siete sbagliati. Scrivetemi nei commenti secondo voi che cos'è. Che cos'è? Potete immaginarlo, secondo me, avendo, cioè conoscendo i miei gusti ed avendo visto che ultimamente sto acquistando parecchie cose come questa, per non svelarvi. Allora, apriamo assieme la box. Non ce la faccio. Cos'è? È bloccata? Ah! Non si apre così. Io ho convinto che si aprisse così, invece no. C'è il cassetto praticamente, Nicole. Ciao. Ok, apriamo il cassetto e la box. Proprio il cassetto. Apriamo la box. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. Come potete vedere, aiuto. Come potete vedere ci sono due dust bag con due prodotti, e questo significa che sono delle scarpe. Sono sneaker. Ta-ta-ra.
Ta-da! Lo so che non piaceranno tantissimi di voi, ma a me piacciono, ok? E questa è la cosa importante. Per tutti gli acquisti, non me ne frega niente. Queste sono appunto le scarpe che ho preso, ragazzi. È stato una specie di terno al lotto, perché ho fatto ricerche sulla taglia da prendere, perché non ero sicura come vestono le scarpe Louis Vuitton, perché non ho scarpe Louis Vuitton, e quindi alla fine ci ho messo un po', ma ho scoperto che Louis Vuitton fa numeri molto piccoli, quindi io che ho il 40, a volte addirittura ho il 39,5, ho dovuto prendere il 41 e mi sta giusto. Quindi questo è il nuovo paio di scarpe che ho preso, le ho viste in una foto, mi sa, della Ferragni, e mi sono innamorata di queste scarpe. In realtà, se avete visto le ultime sneaker Chanel, sempre neon, che ho preso, mi metterò la foto qua di quelle sneaker, e quelle erano disponibili anche solo in fucsia, e io quando le ho comprate non lo sapevo, e poi mi sono pentita tantissimo di non averle prese tutte fucsia, fino a quando ho visto queste e ho detto ok, dico, non hai preso quelle tutte fucsia, ma puoi sempre prendere le Louis Vuitton tutte fucsia. E io adoro queste scarpe, sono impermeabili, sono molto particolari, non so se si riesce a capire molto bene in videocamera, ma sono molto particolari, sono tutte impermeabili, e il praticamente la tela di rivestimento è completamente trasparente, e il colore, il logo LV che vedete sotto, praticamente si vede perché è il primo strato in trasparenza. Ok, spero di riuscire a farvi capire qualcosina. Comunque appunto sono bianche con tutto il logo monogram. E poi arriviamo finalmente all'acquisto più grosso di tutto questo video, che sono due acquisti in realtà, e sono le cosine che ho preso, ragazzi, da Chanel, direttamente dal... No, allora, qua vi devo fare... aiuto se non spacco la videocamera. Vi devo fare la premessa prima. Allora, volevo tantissimo questa cosa. Allora, no. No, ve lo dico adesso, ve lo dico... No, ve lo dico dopo. Prima vi faccio vedere e poi vi racconto la storia. Allora, qui c'è lo scontrino con la camelia. Ho fatto questo acquisto tramite la mia SA di fiducia della boutique di Venezia, che mi ha spedito le mie cosine, ed è stata molto carina. Allora, qui c'è tutto il mega nastro Chanel con la camelia, e qui, ragazzi, e qui vi devo dire la verità, questo l'ho già aperto perché quando mi è arrivato non vedevo l'ora di vederlo dal vivo, e quindi ho aperto subitissimo la box, ma poi l'ho rimessa, cioè ho rimesso anche la cosa dentro. Prima vi faccio vedere due cosine che mi ha spedito la mia SA, che è fantastica, ringrazio tantissimo Silvia, le mando un bacione della boutique di Venezia. Mi ha spedito questi tester di tutti i rossetti della linea Coco Flash, Rouge Coco Flash, wow! E poi mi ha spedito anche questa pochettina carinissima Sublimage Chanel, e all'interno ci sono due samples delle loro creme Sublimage crema viso e Sublimage crema occhi, creme che tra l'altro io già avevo acquistato in passato, mi sono piaciute moltissimo. E c'è anche la pochettina, no vabbè, è stata troppo carina. Ma arriviamo agli acquisti veri e propri fatti da Chanel, che come potete vedere sono due. Questa è la prima cosina che ho preso, prima scatolina. Da qui potete vedere che si tratta di un gioiello, naturalmente, per la box, che è fatto così. E tataran, tatara, rullo di tamburi, tatara. Allora non si vede niente. Allora questi li faccio vedere un po' meglio. Sono degli orecchini della nuova collezione e io li trovo fenomenali. Lo so, ci sono quelli che diranno beh, lo so che c'è il logo grande, effettivamente per tante persone non è una cosa molto... Mi piace tantissimo questo dettaglio e mi piace moltissimo appunto il logo. Da fuori c'è Denver che vuole entrare. Mi piace moltissimo il logo e questi orecchini. In realtà volevo un altro paio di orecchini, vi metterò la foto qua, e volevo questi, ma erano già sold out. Sono riuscita a trovarli, ma in argento e in tipo color metallo, era un argento un po' più scuro, tipo un color acciaio, ma non c'erano più in oro, e quindi io li volevo proprio in oro. Poi sono usciti questi e la mia SA mi ha detto: guarda Nicole, che quelli non ci sono, però ci sono questi. E io: ok, fatta, prendo. E quindi ho preso questi. Arriviamo appunto a questo acquisto per cui io sono ancora tanto tanto emozionata. Cosa vola? Arriviamo appunto a questo acquisto, ragazzi, per cui io sono ancora tanto tanto emozionata e non vedevo l'ora di filmare questo video solo per farvi vedere questo mio acquisto, che sono... Oh mio Dio, sono innamorata completamente. Allora,
Vediamo assieme, ragazzi. Secondo me, conoscendomi già, potete sapere di che cosa si tratta. E qui, appunto, ve l'ho detto, avevo già aperto solo per vedere il colore, poi avevo richiuso subito. Si tratta di una borsa, ragazzi, e fa parte della nuova collezione Métiers d'Art. Non so pronunciarlo in francese, una roba del genere. Dalla dust bag potete già capire che si tratta di un modello classico, perché le dust bag bianche con questa fantasia e con Coco Chanel, appunto, avete già intravisto il colore. Appunto, queste sono le dust bag per i modelli classici, ma quella che ho preso oggi non è il modello classic, è la reissue, che è uscita in questo colore meraviglioso. Dico, io sono follemente innamorata. Ecco, secondo me così lo vedete molto 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 meglio. Allora, ragazzi, questa è una borsa molto speciale che è uscita appunto con questa collezione Métiers d'Art, credo si pronunci così, e sto spaccando tutto. E quando ho visto, e dovete sapere che di queste borse non ne esistono due uguali, ogni borsa è completamente unica, perché il pattern di colore e le sfumature sono completamente diverse da borsa a borsa, tanto da sembrare addirittura completamente diverse nonostante sia magari lo stesso modello. Questa è appunto la reissue, che si distingue dal modello, quello classico, che ha il logo con la doppia C. Questo invece ha un logo molto più sobrio, diciamo, perché non c'è il logo Chanel, e anche la catena è diversa perché non ha l'inserto in pelle che ha la borsa classica, ma è appunto semplicemente in hardware, ed è appunto, l'hardware è champagne, credo si chiami, sì, penso lo chiamino champagne, ed è appunto un dorato molto molto chiaro. E queste appunto sono borse, diciamo, uniche, perché appunto le colorazioni variano talmente tanto da borsa a borsa che non ne esiste una uguale. E a me era stata wow, l'interno è completamente dorato, meravigliosa. E questa borsa, in realtà io stavo cercando una borsa così, ma volevo che fosse quanto più rosa possibile, perché appunto alcune sono, lo vedete, qui c'è qualche sfumatura dorata, ci sono borse come appunto di questo modello che però sono completamente dorate e magari hanno solo qualche sfumatura azzurra, oppure sono completamente azzurre, hanno magari solo qualche sfumatura dorata, un po' di rosa. Io volevo una borsa che fosse tanto rosa e l'ho trovata. Questa è completamente rosa su tutti i lati, davanti è un mix meraviglioso. Questa la chiamano la borsa arcobaleno o la borsa sirena, e no, arcobaleno, la borsa unicorno o la borsa sirena. E io trovo che la borsa appunto è bellissima, ragazzi, non sto scherzando, questa è credo la mia borsa preferita o una delle mie borse, cioè secondo me la borsa più bella che ho. Lo so, adesso vi spiego tutta la storia di questa borsa. Sto vedendo praticamente per la prima volta anch'io, wow! Guardate le sfumature che ha, cioè è dietro è molto azzurra ma anche molto rosa. Wow, sono troppo felice. E comunque mi era stata proposta sia questa borsa è uscita in due modelli, il modello medio, che è questo, in realtà la chiamano small ma è uguale come grandezza alla medium della classica, e poi c'era anche la versione mini rettangolare di questa borsa. E le mini a me piacciono sugli altri, il fatto è che io sono talmente alta che non mi stanno bene le borse troppo piccole, ed è una cosa che ho capito con gli anni, a meno che non siano ovviamente borse da sera eccetera, che ci sta, però borse da giorno piccoline su di me non stanno bene. Io vi invidio se state bene con le borse piccoline, perché a parte che risparmiate e non vi occorre prendere le borse grandi, ma sono anche molto carine, molto easy da portare, ma su di me non stanno bene, quindi non ho voluto prendere la mini, ho preso il modello più grande, nonostante costasse quasi il doppio, perché appunto poi non mi sarei trovata ad usarla tanto la mini. E quindi, e poi la mini che mi è stata offerta, perché appunto mi sono state offerte le borse che c'erano nella boutique di Venezia, avrei potuto farmene mandare altre ma poi ho trovato questa, quindi non c'è stato bisogno. Però la mini che avevano in boutique, vi metterò il video della mini qui, che era l'altra che mi hanno proposto, come potete vedere è molto più arancognola e non tanto rosa, e quindi anche per la combinazione di colori che aveva non l'ho scelta. E sono invece troppo felice di questa. Sono
meraviglioso. Adoro troppo, ragazzi. Quindi questo è il video di oggi. Adesso finalmente posso usare la mia borsa che è rimasta nella scatola per fare questo video. Questo è quanto per il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti cosa vi è piaciuto di più tra le cosine che vi ho fatto vedere. Vi mando un bacio grandissimo, un abbraccio forte forte, aiuto, sto per uccidermi, ragazzi, per abbracciarvi. Abbraccio forte fortissim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 o, e noi ci vediamo domani puntualissimi, mi raccomando, sempre alle 17:30. Ciao.